Genova, qui siamo a 20 cose da fare quando sei a casa e a scuola. Oggi vi insegnerò a realizzare dei centrini di carta. Per farlo ci serve un foglio di carta e delle forbici. Qui ho dei fogli colorati, ma voi potete usare qualsiasi foglio che avete a casa, anche carta riciclata. Il foglio deve essere quadrato, quindi se avete un foglio rettangolare, tagliate una parte, l'estremità, perché se non è quadrato non si riesce a piegare bene. Per prima cosa bisogna piegarlo a metà, formando un grande triangolo. Poi si piega di nuovo a metà. Bisogna cercare di piegare bene e far coincidere tutte le estremità. E poi si piega di nuovo. Ora bisogna fare delle forme ritagliando ai bordi. Potete usare tutte le forme che volete, qui ci sono dei cuori, delle farfalle, dei fiori, dei diamanti. Ma ora farò delle forme classiche, un triangolo, dei cerchi e dei quadrati. Questo qui, che è quello non piegato, è il bordo esterno. E ci farò dei triangolini. Dovete farne tre per lato, se ci riuscite per lo spazio. Poi qui farò dei cerchi. E qui farò dei quadrati. Ora apriamo e vediamo come è venuto il nostro centrino. E ta-da! Viene più o meno così. Ai lati bisogna fare le forme a metà perché poi si sdoppia, quindi se per esempio volete fare un cuore dovete farne solo mezzo e poi viene anche l'altra metà. Questi centrini sono molto utili sia per abbellire la casa e dare un po' di colore, ma anche per cose pratiche come per esempio appoggiarci qualcosa, anche un portapenne e decorare la propria scrivania. E anche come regalo se si vuole fare qualcosa di semplice, ma bello. Ora vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.